più, però ha fatto abbastanza, sta facendo abbastanza, perché ci sono degli interessi che noi purtroppo non ne conosciamo, però non possiamo andare a pestare i piedi per una questione di interesse. Dopo sì, alla fine pestiamo i piedi loro, dopo loro ci pestano in testa, questo è il punto. Ok, grazie, arrivederci. Buongiorno. Ecco Valentina, buongiorno Valentina. Buongiorno. Volevo farti una domanda al volo su quello che è il caso Regeni, Giulio Regeni, dei quali oggi abbiamo letto l'appello sui dei genitori perché venga fatta chiarezza sulla sua vicenda. Volevo chiederti, secondo te lo Stato italiano ha fatto abbastanza per arrivare ad appurare la verità, chiedere giustizia all'Egitto, o potrebbe fare di più? Io credo che dovrebbe fare molto di più. Va bene, grazie e ci vediamo adesso. Intanto ti do anche il giornale. Bene, allora avete sentito le testimonianze autentiche, vere, raccolte dagli edicolanti presso appunto la loro clientela su questo caso così controverso, il caso Regeni, o meglio, più che controverso, un caso complesso. Come avete sentito, in genere le persone più anziane usano un po' più di cautela, è una vicenda complessa, ci sono degli interessi economici, mentre invece i giovani non vanno tanto per il sottile. E comunque ha colpito come rispetto a questo dramma enorme, insomma, per i genitori, ma anche per molti giovani, per la nostra sensibilità, ecco, ci si mantiene un po' distanti, questa sorta di distacco emotivo, preferendo un altro terreno, quello politico o ancora di più quello economico. Comunque a me sembra di capire che nel caso specifico, cioè delle persone intervistate, ci sia un buon livello di informazione, ecco, cioè la cosa viene seguita attraverso i giornali e quindi ci si fa un giudizio piuttosto preciso. Bene, noi andiamo avanti con la nostra programmazione perché tra un po' ci collegheremo con Torino avremo appunto i nostri microfoni Manuela Bongiovanni per l'appuntamento oramai giornaliero con il Sinagi provinciale, e però appunto dalla chat mi dicono che c'è stato qualche problema di audio prima quando davo notizia della fiera del libro di Bologna, quindi rileggerò molto sommariamente di questo evento così importante che si è aperto ieri a Bologna, la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi, ormai giunta alla 53esima edizione. Quest'anno l'ospite d'onore è la Germania, ci sono 1200 espositori, pensate, da 70 paesi. Domani ci sarà il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini, che alla fiera annuncerà i vincitori della prima edizione del premio Strega Ragazze e Ragazzi. Nell'edizione del 2016, tra le star straniere per la prima volta in Italia, Veronica Roth, l'autrice cult della saga distopica partita con Divergent di Agostini, e Rick Riordan, che presenta in anteprima a Bologna il ritorno di Percy Jackson nella nuova saga Le sfide di Apollo della Mondadori. Poi l'americano Craig Thompson, che con il suo ultimo lavoro Polpette spaziale di Rizzoli Lizard, e poi Ulrich Hub, uno degli scrittori teatrali per ragazzi tedeschi più apprezzati nel paese, in aumento della Rizzoli. Anche attesi anche Mike Curato, l'autore newyorkese di Piccolo
Castoro Elliott nella grande città del Castoro e la belga Anne Herberts con il suo lavoro L'albero meraviglioso, distribuito in Italia, stampato in Italia da Gallucci, viaggio inaspettato alla svelta del potere dell'immaginazione, illustrato dall'autrice. La fiera festeggia il centenario di Roald Dahl, a cui Salani dedica la nuova collana Gli istrici Dahl, e nella 60esima anniversario della pubblicazione delle fiabe italiane di Italo Calvino vede il ritorno alla ribalta della fiaba classica riscoperta nuova e della narrativa per i più piccoli, con nuove collane tra cui Colibrì di Giunti. Tra le sorprese è quella di Donzelli, che oltre a festeggiare i 50 anni della collana Fiabe e Storie presenta per la prima volta insieme due storie scritte da Charles Dickens per i bambini, Capitan Cuor di Coraggio e La Lisca Magica, riunite nel volume Il mio primo Dickens con illustrazioni di Hilary Knight. Con l'arrivo di due nuovi volumi, Fiabe di fanciulle fatate e Fiabe a cavallo, Mondadori celebra l'anniversario di Calvino, le sorprendenti immagini poi di Chris Riddell che sarà alla fiera accompagnano un'inedita versione del Pifferaio di Hamelin con testo dell'attore, cantante e scrittore Russell Brand, pubblicata questa volta dal Castoro. Ed è una fiaba anche quella raccontata da Paola Mastracola nel suo nuovo libro L'anno che non caddero le foglie, pubblicato da Guanda nella collana Le Gabbianelle, dove troviamo una scrittrice che si avventura in un'indagine che finirà per sollevare interrogativi importanti sulla felicità e sulle leggi della natura. Particolare attenzione narrativa per i più piccoli, dopo un decennio in cui hanno primeggiato i romanzi per adolescenti e le serie, con la nuova collana Colibrì per i ragazzi dai 7 ai 10 anni, con cui Giunti punta sulla qualità degli autori, da Guido Sgardoli ad Angela Nanetti e da Giusy Quarenghi ad Anna Lavatelli, dei contenuti con varietà di generi, dall'avventura al mistero, dalla storia al quotidiano. Ecco, questi sono alcuni spunti importanti, mi perdonerete se li ho dovuti dare un po' a raffica, ed è importante perché per gli edicolanti, rappresenta un'occasione abbastanza rara di approfondire la letteratura di qualità per i più piccoli, che sono comunque frequentatori delle edicole e sono comunque seguiti dagli edicolanti, questo per fare in modo appunto che l'edicola diventi un punto di riferimento non soltanto per le gomme da masticare, i giocattolini, le figurine e quant'altro, ma anche per cose più importanti. La Fiera di Bologna è una fiera che fa delle proposte d'avanguardia, di qualità e davvero, davvero di attualità, cose che non si trovano con frequenza nei normali circuiti che servono le edicole, che quindi bisogna andare un po' a pescare, un po' procurarsi, un po' come avviene con i fumetti, lo sentiamo tutti i giovedì dal racconto che ci fa Gianluca Giarratana di questo settore, ed è un'attività importante, a parte che i margini sono un po' più alti, ma insomma si intrattiene un rapporto più di qualità con i più piccoli per fare in modo che poi l'edicola diventi un punto di riferimento anche nel proseguio della crescita e venga identificata come un punto culturale, qualcosa che distribuisce prodotti importanti per i bisogni culturali dell'età dell'adolescenza, a seguire appunto per i più giovani. Bene, spero che questa volta si sia ascoltato tutto, che non ci siano stati problemi con la linea. Noi andiamo avanti con la nostra programmazione, ancora con un po' di traccia musicale, poi tra una ventina di minuti circa l'appuntamento con Emanuela Bongiovanni. Thank you.
flower of Lebanon. Where have you gone, my flower of Lebanon? I have gone upon the breath of my maker. Where have you gone, my pretty young maid? The sun is at rest and the table is laid. I have gone to seek the source of this red river.